Andiamo a vedere la scheda che ci racconta chi è Elisabetta. Sono molto curiosa. Vediamo, poi ci dici se siamo stati. Sono molto curiosa. Vediamo. Molto molto. La puoi vedere lì, guarda. Ah, ecco. Abbiamo il nostro amore. Fantastico, una cosa così non me la sarei mai aspettata. Quando una scienziata diventa voce narrante del nostro tempo, le storie prendono una piega inaspettata. Genovese, biologa, con un dottorato in neuroscienze e una carriera di oltre un ventennio come ricercatrice universitaria, Elisabetta Violani inizia il suo viaggio letterario nel 2016 con la pubblicazione di Scrivere per non morire, un'opera che le vale un riconoscimento al concorso internazionale Città di San Zero 2019. Un volume suo che va oltre il semplice racconto autobiografico per trasformarsi in un manifesto sulla necessità vitale dell'espressione personale. Per l'autrice, scrivere diventa un atto di resistenza, un modo per salvaguardare l'identità in un mondo che spesso è sembrato volerla cancellare. Seguono altre pubblicazioni, tra cui Cronache dal quartiere galleggiante e Solo uno sbirro, che consolida la sua reputazione come voce significativa nel panorama letterario italiano. La vediamo come vincitrice calcare i palchi di molti premi letterari, con opere che emergono sempre con narrazioni vivide, di grande sensibilità e spessore. Il suo percorso artistico si distingue per una profonda esplorazione della condizione umana, con particolare attenzione alle dinamiche sociali e alla trasformazione personale. La scrittrice, ossia ricercatrice di storie, come definisce se stessa nel suo blog, offre ai lettori una visione complessa della vita che pur nella sua quotidianità e semplicità assurge sempre ad una dimensione universale. Vincitore del premio Il Libro dei Libri, per cui è giunto un fiume di voti, il suo Fiore a perdere è una storia ancorata che racconta l'infanzia e l'adolescenza di un gruppo di ragazzi cresciuti per strada, tra le memorie di un quartiere che ha visto il suo spirito e il suo paesaggio mutare irreversibilmente. Il titolo stesso evoca un senso di bellezza e fine, di speranza e sogni che sbocciano solo per essere inevitabilmente persi nel vortice del tempo. Con la sua prosa incisiva, l'autrice dipinge il ritratto di una generazione alla ricerca del suo posto nel mondo, lanciando un monito sulle conseguenze dell'abbandono sociale e culturale delle periferie urbane. Fiori a perdere non è solo un romanzo di formazione, ma anche pungente critica sociale e metafora di un mondo che progredendo affronta la dura realtà della perdita dell'innocenza. Il romanzo pone le basi per una conversazione più ampia riguardo agli effetti della modernizzazione sulla nostra identità collettiva. Questo dialogo si espande nelle interviste in diretta sui social con il format autori e domiciliari, palcoscenico virtuale nel quale Elisabetta esplora le opere di altri autori, confermandosi non solo come narratrice di storie, ma anche come custode di quei ponti invisibili che connettono le esperienze umane, rendendo ogni racconto un viaggio che merita di essere intrapreso. Grazie mille, stupendo. Con l'auguro che vi piaccia.